Apparecchiature di ultima generazione in ambienti rinnovati, in alcuni casi completamente riorganizzati. L'ex ospedale di Trani, oggi presidio territoriale di assistenza, si conferma un cantiere in continua evoluzione. E gli investimenti non si fermeranno, annuncia il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che questa mattina ha visitato i reparti di oculistica, pneumotisiologia ed oncoematologia, partecipando allo scoprimento della targa dedicata a Paolo David Di Martino, primo donatore di organi della provincia BAT. È un vero e proprio ospedale completo in tutte le sue parti, che non ha posti letto ma ha tutto quello che ha un ospedale direi di primo livello, e che supplisce a delle decisioni del passato, lo ribadisco, nelle quali io non c'entro niente, e che risarcisce la città di Trani per le distrazioni del passato. Abbiamo investito in modo eccezionale, direi quasi sproporzionato, proprio perché eravamo consapevoli del danno che Trani aveva subito in passato. L'obiettivo è uno solo, spiega il direttore generale della ASL BT Alessandro Delle Donne: trasformare l'ex ospedale di Trani in presidio sanitario di eccellenza. Noi oggi illustriamo alla popolazione quelli che sono i rinnovamenti sostanziali, tecnologici oltre che organizzativi, partendo proprio dal percorso donna, dove abbiamo allocato un mammografo digitale di altissima fascia con un densitometro osseo, per poi andare in oculistica, dove abbiamo allocato 8 nuovi apparecchi e strumenti per fare chirurgia di altissima e diagnosi anche di altissima precisione, con strumenti che non c'erano nella nostra ASL. Quindi abbiamo voluto pensare, partendo proprio dall'ospedale, dall'ex ospedale di Trani, nella rifunzionalizzazione di alcune attività che prima non si svolgevano nella nostra azienda e che ora invece sono presenti nel PTA di Trani, nell'ospedale di Barletta e nell'ospedale anche di Andria. Quindi abbiamo voluto demolire e abbattere la mobilità passiva e i tempi di attesa, che erano molto lunghi su queste particolari attività, soprattutto quelle di oculistica. La pneumotisiologia, abbiamo anche lì allocato delle nuove tecnologie e abbiamo dimensionato a livello dipartimentale, a livello trasversale, tutte le attività di prevenzione dei disturbi del sonno e dei disturbi anche dell'apparato respiratorio. Per poi andare all'oncoematologia, che abbiamo trasferito al terzo piano in un reparto completamente nuovo, rinnovato, ma non è finita qui, perché abbiamo comunque portato a termine la procedura di progettazione per la costruzione del nuovo reparto di dialisi, che nell'autunno prossimo aprirà le porte ai cantieri, la RSR1, il nuovo laboratorio che sarà allocato almeno uno, la nuova commissione invalidi che è già attiva almeno uno, a piano meno uno, più la RSR1 e altre novità che comunque dipenderanno, saranno direttamente correlate a una rinnovata organizzazione anche di tipo funzionale.